Eccoci su Atomic Heart e andiamo a provare un po' com'è, perché sono curioso di vedere. Adoro questo posto. C'è una bella atmosfera. Il complesso Celomei è costruito per essere il luogo. Chiudi il becco, Guanto. Sono già stato qui. Arriveremo per il discorso. Oh, andiamo ancora bene. Possiamo anche farci un giro. Non posso accelerare. Ok. Estremamente brillante e diligente. Posso girarmi così, basta. Su e giù. Ti andrebbe una bibita gassata, compagno? Ma sì, dai. Sì, certo. Ah. C'è un robot bloccato su un albero. Mi fa svellicare. Lavorano ancora sui sistemi di navigazione del robot. Sì, ho notato. Una gita turistica facciamo. Wow, che bella giornata. Siamo arrivati? Dammi il tuo codice di controllo, li sistemo io. Tieni il mio maialino. Però un attimo, Opzioni. Non si può. Ok, niente. Grazie. Il codice è 0451. Ok. Tornate al lavoro, scansa fatiche. Muoversi, muoversi! Wow, ci sei riuscito. Grazie infinite. Goditi i festeggiamenti. Buongiorno. Come sta? Ha dormito bene? Buongiorno, dottor Sechenov. Sì, grazie. In attesa dei suoi ordini. Ti piace il nuovo guanto? Meglio di quello vecchio, comincia a piacermi. Non mi sorprende. Ho progettato io stesso il dispositivo. Trattalo con cura. È più importante di quanto pensi. Sì, dottor Sechenov, farò attenzione. Fai rapporto al laboratorio per completare l'integrazione con il guanto. Io oggi ho l'agenda piena, quindi sarà mica Stockhausen ad aggiornarti. Ci sentiamo più tardi. Ricevuto. Ok, allora diciamo che lavoriamo per questo qua. Ti è stato ordinato di recarti in laboratorio, compagno maggiore. C'è una turbine per te nell'area di sollevamento. Gli ordini sono chiari? Chiarissimi, lasciami in pace. Mi fa piacere sapere che non hai domande, per una volta. Sei un coglione. Oh. Allora ci andiamo da sto trabiccolo? Dimmi che mi dai delle armi, o sono già armato. Oh, almeno. Oh,
e mi fa zoomare. È un po' Watch Dogs, pieno di folla così. Che bello che... che si aggiorna... l'indicatore a schermo che si aggiorna. Sembrano tutti felici e contenti qui. Man mano. Tu ci sei stato in Cina, compagno maggiore? Sono stato ovunque. Cioè, ovunque... tranne in Cina, in verità. La struttura allora. 3826 non è poi così lontana dai nostri mercati cinesi. Qua. Apprezzo il loro spirito e... ho sentito che è un bel posto lì. In effetti lo è. Carini, fammi... Maggiore Nicef a rapporto, su ordine del compagno Sechenov. Benvenuto, compagno maggiore. La giornata di oggi è un'occasione speciale, il compleanno del collectif. Sì, va bene, tanti auguri, arriva al punto, ho parecchio da fare. Ma certo! Questo è il futuro dell'istruzione sovietica, un progetto personale del dottor Sechenov. La polieducazione. I tempi in cui i cittadini sovietici dovevano trascorrere anni di studio negli istituti scolastici sono finiti. Da questo momento in poi, basta iniettare un polimero neurale speciale codificato con l'istruzione desiderata, ad esempio una formazione universitaria di scienze naturali, e si diventerà immediatamente membri istruiti della società. Vuoi imparare il coreano? Ottenere un dottorato in fisica nucleare? O imparare a suonare il pianoforte? Grazie al Collectif 2.0, ora è possibile! Sì, è storia vecchia. Salta i preliminari, robot! Scusami! Certo! Il tuo caso particolare richiede sicuramente qualcosa di più efficace. Tuttavia, avrai comunque bisogno di un'iniezione iniziale di polimero neurale. Il compagno Sechenov ti sta aspettando, agente P3. Mi avevano detto del tuo imminente arrivo. Ecco, prendi questa capsula. Spero che me l'abbia data. Ah, è dall'altra. Ah. Aggiornato il tuo guanto con la funzionalità dello scanner. Utilizzando il polimero neurale come condotto, i sensori del guanto ora sono direttamente collegati al tuo sistema neurale, in particolare alla retina polimerica dell'occhio. Per attivare lo scanner, devi fare un movimento preciso. Scegli un oggetto di interesse e allunga il braccio verso di esso. Il palmo della mano deve essere rivolto verso l'oggetto. Contrai tutte le dita della mano, a eccezione del pollice e dell'indice. Poi estendi il pollice e l'indice fino a formare un angolo retto per attivare lo scanner. Ma che cazzo ha progettato questo coso, l'Inquisizione spagnola? RB più RB. Ok.
Vai via, demone! Per tua informazione, è un gesto semplicissimo. È stato sviluppato dal nostro principale esperto nel campo dell'avanguardia interpretativa avanzata del dadaismo dell'assurdo. Qualunque cosa abbia fumato quel tipo, la voglio anch'io. Non stavi dicendo di avere fretta proprio un attimo fa? Tu taci e scansiona, va bene? Mi sto abituando al nuovo strumento. Ora sei in grado di vedere gli oggetti nascosti. Questa capacità potrebbe rivelarsi davvero molto utile in futuro. Adesso però continua la tua missione. Compagni, il discorso del dottor Sechenov, direttore generale della struttura 3826, sta per iniziare. L'evento più straordinario nella storia dell'umanità. Ma al porto nell'ingresso di quel grande palazzo, compagno maggiore, ti stanno aspettando. Che cambierà radicalmente la percezione del mondo come tutti noi lo conosciamo. No, non sto esagerando. Notate come è cambiato. Sono felice di vedere che ti stai riposando, compagno maggiore. La macchina ti aspetta. Devi recarti nell'ufficio del dottor Sechenov per ottenere il codice di accesso. È stato lasciato a una delle sue guardie del corpo. Ja, Natori. Dammi il tempo di arrivare. Adoro questo posto. Non importa quante volte ci venga, mi stupisce ogni volta. È così bello. L'ascensore è arrivato. In grado di controllare le macchine con il solo pensiero. E potremo finalmente dimenticare fatiche e difficoltà. Cioè, addirittura... le poltrone. Per dedicarci totalmente alla scienza. A nome mio e di tutta la struttura 3826, con piacere di essere il dispositivo del futuro. Il connettore neurale pensiero. Le persone saranno il fulcro del collettivo 2.0, una rete che accoglierà chiunque, fondendo l'intelletto di ogni individuo in una mente potente. Da qualsiasi limite. Grazie al connettore neurale pensiero, controllerete i robot con la mente. Padroneggerete materie accademiche in un istante. Accederete all'intero scibile umano completando tutto con le vostre scoperte personali. Non serviranno più pannelli di controllo, incombranti attrezzature di comunicazione, documenti, registri elettronici e quant'altro. Pensiero sostituito. Ogni cosa. E c'è molto altro. Un potenziale illimitato. A proposito di stile, la scienza è potere, te lo dico io. Il capo trova sempre il modo di gestire gli ostacoli insormontabili. Non esistono ostacoli che la scienza non possa superare. A parte un guanto elettronico che non tace mai. Ecco il codice di attivazione del veicolo, compagno. Bene. Il veicolo attende di sotto. Sbrigati, non hai molto tempo. Possiamo usare lo stesso ascensore dell'andata. Grazie, Einstein. Senza di te sarei perduto. Sono Sechenov. Mi dispiace non poterti incontrare di persona. I giornalisti mi hanno perseguitato tutto il giorno. Allora... che ne pensi di Chelomei? Ha costruito una città futuristica, capo. Non c'è niente di simile in tutta l'URSS. L'ho costruita per l'umanità, non per me stesso. L'umanità è sul punto di fare grandi scoperte. Un giorno raggiungeremo le stelle. Questi castelli in aria saranno l'inizio del nostro viaggio verso i confini più remoti dell'universo. Sto solo aiutando l'umanità a concretizzare la sua grandezza. Lei è un sognatore, dottor Sechenov. Fantasia e scienza vanno di pari passo.
La maggior parte delle invenzioni moderne è stata descritta molto tempo fa dalla fantascienza. Macchine volanti, viaggi nello spazio, persino i robot. Sta dicendo che ha preso spunto dai romanzi di fantascienza. L'ho preso dai sogni dell'umanità, Pitre. L'uomo è nato per sognare, per fare grandi cose. Ma purtroppo c'è chi vuole distruggere questi sogni. Ed è qui che entrano in gioco uomini come te. Uomini che hanno giurato di difendere l'umanità e il suo destino. Le serve che faccia fuori qualcuno? La cosa non sembra turbarti, ragazzo mio. Spero che non si arrivi a tanto. Ma procediamo per gradi. Per prima cosa, avrai bisogno di un corposo aggiornamento del guanto. Vai in laboratorio. Incontrerai un robot Tereshkova che ti porterà al complesso Vavilov. Intesi? Sì, signore. Salgo subito in macchina. Ah, quindi adesso è solo un gran tutorial per come usare il guante, secondo me. Però, se mi dai delle armi da fuoco, schifo non mi fa. È un'auto straordinaria. E voilà. Addirittura. Allacciate le cinture di sicurezza. Vi auguriamo buon viaggio. Addirittura. Ma non c'è una radio qui dentro. Tutta l'Unione Sovietica è in fibrillazione per la presentazione del Collective 2.0. Appena vista una da vicino, lo so bene. Il governo americano esprime preoccupazione crescente per l'aumento vertiginoso della disoccupazione in seguito alle consegne di lavoratori robotici da... Abbiamo moltissimi dispositivi pensiero a disposizione. Nessuno rimarrà senza, ha rassicurato il deputato popolare Shalchinov in risposta al timore diffuso nella città di Oziorsk. Mettiamo un po'.
lavorare in questo mondo di scoperte rivoluzionarie e splendide conquiste scientifiche per la gloria del Partito Comunista e del Popolo Sovietico. Maggiore, il Drofa compie manovre di combattimento. Che cosa? Sul serio? Attenzione! Cosa diavolo dovrei fare? Ma che? Merda! Ci hanno atterrato. E mo? Dammi la mano, compagno maggiore. Ti accompagnerò al complesso Babilov. Cosa diavolo sta succedendo qui? Purtroppo non ho informazioni al riguardo. I robot hanno svolto le loro consuete operazioni, ma a un tratto sono diventati tutti ostili. Che cazzo combinate, luri di robot? Portate fuori i vostri culi metallici! Sono stati davvero scortesi. L'ascensore. Fanculo, bastardi! Vabbè, se adesso è pensato da... io robot. Segue ancora una volta normalmente. Un robot Drofa da traino sarà qui a breve per eseguire l'aggancio magnetico e portarci per via aerea a... Figlio di puttana, non di nuovo! Ah, aiutami, compagno maggiore! Sto cadendo! Ma che cazzo! Hi, Atomic Heart.